Ciao bimbi, ciao bimbe. Sono la maestra Elisa. Allora, ormai siamo nella stagione dei piselli e delle fave. E quando ero piccola mi piaceva tantissimo sgranare i piselli e aprire le fave. Far uscire i pisellini e ogni volta che uscivano e che aprivo i bacelli, per me era una meraviglia. Allora, insieme a voi voglio andare a fare alcuni giochi divertenti con i piselli e con le fave. Eccoci qua. Ho preso un po' di bacelli di piselli e un po' di bacelli di fave. Allora, andremo a fare dei giochi con i piselli e con le fave. Prima andremo a fare una piccola attività con i piselli. Sposto leggermente le fave. Allora, guardate un po', vi invito a guardare il colore dei piselli, ad annusarli, quindi sentire che odore, che profumo fanno, sentire se suonano, perché vicino all'orecchio mi sa che suonano, che fanno un rumore. E poi guardate se hanno lo stesso colore, se il loro verde è più chiaro, più scuro, se hanno anche la stessa forma i piselli. Qui a me ne sono capitati diversi. Questo è, posso dire che è grande. Questo qui è piccolo, molto più piccolo rispetto a questo. E questo è un po' più grande di questo, ma è più piccolo di questo. Allora provo a metterli in ordine, dal più grande al più piccolino. Guardate. Quindi vi chiedo, tutti i bacelli di piselli sono uguali? Oppure sono diversi? C'è un bacello di un verde più scuro o di un verde più chiaro? Questo lo direte voi, lo racconterete voi alle vostre mamme. Ma a questo punto abbiamo scoperto che non tutti i piselli, i bacelli di piselli sono uguali. Guardate, ne ho trovato un altro più grande, quindi potete metterli in ordine dal più grande al più piccolo, oppure dal più piccolo al più grande, oppure per colore, oppure per forma. Guardate, hanno questa forma quasi di luna. Poi alcuni, guardate, hanno ancora le foglioline del fiore, perché dovete sapere che i piselli, come le fave, prima nascono dal fiore. C'è la piantina che cresce, poi c'è il fiore, e dal fiore praticamente nasce poi il bacello. Ma a questo punto andiamo a vedere cosa c'è dentro il bacello e andiamo a ascoltare anche se fa rumore. Proviamo a vedere. Sentite. Wow, guardate un po' come è fatto il pisello. Allora, abbiamo aperto il pisello più grande. Mi è scappato un pisellino. Guardate un po' dentro. È fatto da due parti. Dentro ci sono dei semi, sono i piselli. E allora vi chiedo, ci sono lo stesso numero di piselli a destra e lo stesso numero di piselli a sinistra, oppure il numero di piselli è diverso? I pisellini hanno la stessa forma? Guardate. Hanno una forma sferica, sono tutti uguali? E poi, quanti piselli ha un bacello? Allora, vediamo un po'. Questo bacello qui, il più grande, ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piselli. Andiamo ad aprire quest'altro pisello. Guardate un po', così sentite, avete sentito il toc. Ecco, lo andiamo ad aprire. Guardate un po' come è fatto dentro, una meraviglia, una scoperta. E guardate, se noi lo apriamo e lo confrontiamo con quell'altro bacello. Allora, qui i pisellini sono rimasti tutti insieme. Andiamo a vedere se sono uguali. Prendiamo un pisellino di questo secondo bacello e di questo. Guardate. Oppala, sentite, fa anche rumore. Mi sembra che uno sia più grande e uno sia più piccolo, che uno sia di un verde più chiaro e uno sia di un verde più scuro. Rimettiamo a posto, andiamo a contare quanti piselli ci sono qui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sapete cosa possiamo fare per ricordarci? Possiamo prendere dei pezzettini di carta e anche un pennarello e proviamo a scrivere il numero. Allora, qui avevamo detto che c'erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e scriviamo il numero 8 in questo primo
bacello di pisello ha 8 pisellini dentro, qui invece ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo stesso numero. Bene, il numero uguale di piselli dentro. Poi prendiamo quello piccolo invece, apriamo il piccolino e mettiamo a confronto. Lo apriamo, guardate che bella fila, sembra quasi un bruchino, guardate un po' che belli che sono. Allora, guardate un po'. Sempre vi chiedo, i pisellini di questo baccello qui sono uguali o sono diversi rispetto per forma e dico rispetto agli altri piselli negli altri baccelli? Hanno lo stesso colore? Andiamo a confrontare il numero. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, anche in quello più piccolo. Allora dobbiamo verificare se il numero all'interno dei piselli è lo stesso oppure cambia. Proviamo a vedere, guardate, ne ho ancora uno più piccolino. Lo apriamo, guardate, sembra quasi una foglia. Andiamo a contare. Io vi invito sempre, sempre di guardare la forma dei piselli dentro, il colore dei piselli dentro. Questo, guardate un po', e guardate un po' che di qua, aprendolo, ci sono due piselli di qua e due piselli di là. Anche di qua, aprendolo, ci sono su questo caduto che era qui. Quanti piselli ci sono da una parte, quanti ci sono dall'altra. Guardate che sono sempre 2, 2, 4, 4. Mamma mia, la natura com'è meravigliosa. E qui invece ci sono 4. Guardate un po' queste 4, 8, 8 e 8. Qui possiamo vedere che nei piselli più piccolini ci stanno, nei baccelli più piccolini ci sta un numero inferiore di piselli, però questi piselli, se li confrontiamo con questo qui, vedete, questi sono grandi e quello piccolino. Ok? E abbiamo scoperto tante cose. I piselli ci insegnano veramente tante cose, anche a fare la matematica, anche a contare e a scrivere i numeri. Ma possiamo, per concludere, fare questa cosa: togliamo i baccelli e guardate che meraviglia, questi possono diventare tante cose nelle vostre mani. Allora, in questo baccello qui ce ne stavano 4, guardate, facciamo la fila dei 4 e qui metto il numero 4. In questo baccello qui, e adesso ci mettiamo tutti in fila, guardate un po', nel terzo, uno, adesso vediamo se stanno in fila perché sono birichini, due, eccoci qua, e qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e qui ci mettiamo il numero 8, poi prendiamo questo, lo apriamo, lo mettiamo qui, lo confrontiamo, guardate, ci mettiamo sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E questo numero. Poi sposto sempre queste cose. Guardate, faccio un po' di spazio. Apro anche questo e metto in fila i piselli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E questo numero 8. Guardate, bimbi, possiamo fare tante cose con i piselli. Ci insegnano a contare, a mettere in fila, a scoprire nuovi numeri e a vedere anche che i piselli hanno forme diverse, colori diversi, anche forse il profumo diverso, che dentro non sempre hanno lo stesso numero di piselli, che i più piccoli, i baccelli più piccoli, hanno un numero inferiore di baccelli. Ma questo potrete scoprirlo voi per conto vostro e potete fare la stessa cosa con le fave, perché anche le fave, sentite, si possono aprire, fanno rumore, si aprono, guardate. Oh, ma è una meraviglia! Guardate un po', anche le fave. Allora, adesso andremo a scoprire anche le nostre amiche fave. Continuiamo il nostro gioco anche con le fave. Allora, guardate, queste sono le fave e vi invito a
toccarle e sentite che fa anche rumore. Ad annusarle e a, guardate, a osservare se sono tutte uguali oppure se sono diverse. Le mie fave qui sono diverse all'occhio e adesso le metto in ordine dalla più lunga alla più corta. Cominciamo. Questa è lunga, guardate quanto è lunga, la potete anche misurare. Poi vediamo, questa mi sembra, poi si può sempre cambiare, vediamo, mettiamo a confronto, queste sono uguali, mettiamo lì, proviamo a vedere questa con queste, si mettono e se la allungo questa è leggermente più lunga e quindi la vado a posizionare qui. Poi abbiamo questa e questa e andiamo praticamente sempre dalla più lunga alla più corta. Eccoci qua, le due potete osservare anche per colore, perché la parte questa qui del nostro bacello della fava, qui a me sembra che ogni bacello sia completamente diverso. Questo c'è un pochino di picchettature di marroncino, insomma potete osservare tante cose. Questo è stato spezzato, guardate, vedete com'è fatto? Bene, allora a questo punto andiamo a vedere l'interno del nostro bacello di fava e andiamo a vedere se il numero dei suoi semini sono uguali, se quindi in quello più grande c'è lo stesso numero che in quello più piccolo, oppure in quello medio c'è lo stesso numero in quello di quello più grande, più lungo. Poi potete vedere che le fave hanno anche forme diverse, perché questa, guardate, questa è spessa, mentre questa è più sottile, è più piccolina, più allungata, più affusolata rispetto a questo bacello qui. Bene, andiamo a vedere, adesso mettiamo a confronto il numero dei semini che ci sono dentro. Prendiamo uno grande, prendiamo questo medio e poi prendiamo questo piccolino qui, va bene? Allora, questi li togliamo e vediamo un po' che cosa succede. Allora, apriamo la fava grande, cerchiamo di aprirla nel mezzo e vedere se, eccoci qua, sentite che fa rumore. Oh, guardate un po' come è fatta dentro, è diversa rispetto al pisello, eh? Guardate un po', che adesso vi voglio far vedere com'era. Guardate, guardate com'è diversa, vedete? Questa è proprio liscia, questa invece se l'è andata a toccare col dito è morbida, quasi appiccicosa, bagnata, quasi come un vellutino. Però, come il pisello, ci stanno i bacelli dentro, i semini dentro, un po' a destra, un po' a sinistra. Andiamo a contare quanti ne ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e come abbiamo fatto prima andiamo a scrivere il suo numero, 7, in quella grande ci sono 7 semini dentro. Andiamo a vedere invece in quella media, andiamo sempre ad aprirla e la mettiamo poi a confronto, ok? Guardate un po'. L'apro sempre, guardate che sono sempre dentro. Adesso ve l'apro bene. Eccoci qua. Oh, bene.